Bonjour, benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video challenge. Oggi proveremo il marchio, già mi ha scrutato come si dice, quindi aspettate. Facciamo finta che leggo. Duc de Coeur. Comunque, questa è la linea, non la pronuncio più. Allora, ovviamente sempre una linea di Lidl, queste cose qua. Adoro troppo, ho trovato tanti 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 prodotti, quindi oggi ne vedremo delle belle. Io sono sincera, non avevo mai visto questa linea da Lidl. Allora, la crema praticamente è una crema al latte. Ho fatto le crepe, ho preparato, avete visto il video, sono troppo emozionata perché voglio provare il gusto di questa crema. Allora, la consistenza non mi piace, sembra un budino. Sarebbe praticamente una preparazione spalmabile a base di latte e caramello, perché all'interno c'è anche il caramello. Andiamo con il taglio e proviamo. Un po' gommoso l'impasto. Allora, io non ho fatto tutto l'impasto da 185, che portava, se mi sbaglio, l'impasto è 187-185 grammi e portava 400 ml di latte. Io ho diviso l'impasto e ho aggiunto 220-230 ml di latte, ma la consistenza era molto densa. Infatti, quando stavo facendo le crepe, pareva più un pancake che una crepe. La crepe in sé è molto buona, ma sta crema veramente non dolce di più. Le crepe sono un po' gommose, ma questa crema è veramente molto molto dolce. Però l'impasto delle crepe non è male. Devo prendere quelle già belle fatte, ma non le ho trovate che c'erano da volantino. Infatti, volevo prendere quelle per praticità, per fare subito, però l'ho trovato, vabbè. Io non mi trovo a mangiare la crepe con la forchetta perché le mangio sempre con le mani. Infatti questo la mangio così. Se con la Nutella dentro. Presente che a base di latte, perché il latte sente sia mate, costa 1,99 euro e da 305 grammi. Sia mate sapori forti. Beh, i sapori dolci mi piacerà. Io mi fisco di bere la mia tazza di latte e caffè e ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Appetito! Deve dare il mio amico. Allora, ho fatto la ratatouille e poi il gratin. Raga, ho tradotto si dice, quindi comunque sarebbe secondo me tipo un gâteau. Allora, sono all'interno ci sono quattro tortine a base di patate con panna e poi questo è un misto di verdure, patate, zucchine, salsa e tutto. Ovviamente poi dopo ci mangiamo anche un'altra cosa. Proviamo. L'odore non mi fa impazzire, secondo me anche questo è un po' forte. Ah, buono. All'interno c'è anche il concentrato di pomodoro. Cioè, ci sono proprio i pezzi di patate. Ragazzi, veramente buono. Se ci mettevano un po' di bacon dentro. Wow! La videochiamata al mio amore, cioè mia sorella. Antonella, vatti a mangiare assolutissimamente questi caldi. Sono buonissimi! Vai! Ok, comunicazione passata. Mamma mia, raga, questi sono pure con i funghi dentro. Wow! Ho notato? Correggetemi se sbaglio, ma la maggior parte dei prodotti salati che ho acquistato
hanno tantissimo all'interno, tipo la panna, panna acida, cioè all'interno tutto questa panna. Mi sito, non me ne vado a mangiare un altro perché dopo devo provare un'altra cosa. Ma veramente buono. Comunque secondo me, quando vedete questo video, perché lo vedrete mercoledì, riuscirete ancora a trovare qualcosa da Lidl, anche perché è uscita ieri questa linea che era lunedì. Quindi secondo me riuscite ancora a trovare qualcosina. Vi dico già che non farò la challenge di San Valentino, anche perché alla fine non è uscito nulla di nuovo, quindi non prenderò nulla. Ok. Già la feci e sinceramente fare due video uguali, no. Quindi vi lascio la vecchia challenge giù nell'info box. Ma mica ci sta la cipolla. No. Però buono, Panna acida, cioè panna Ma pensavo a besciamella. Beh, buono. Patate, ma c'erano anche altri due gusti che non abbiamo preso perché erano troppo. Buonissimo. Abbiamo giusto tra mezz'oretta per provare un'altra cosa. Eccoci qua con la quiche. Eccoci. Allora, sarebbe una torta salata farcita, farcita. Termine, è nuovo termine che fa parte del mio vocabolario. Comunque, è una torta salata con crema panna acida o panna e formaggio. Vediamo. Proviamo. Boh, io sento solo patate e bacon, non sento nessun altro sapore. L'uovo in insipido, manca il sale. E se lo dico io, raga, ma non lo so. Molto delicato, però la sfoglia è buona. C'erano anche le escargot, le lumache, ma non le ho prese perché no. Le lumache di mare, devo dire la verità, nei quali chiamiamo il Maruzzello, non so da voi come le chiamate, mi piacciono. Le ho sempre mangiate quando ero piccola, adesso solo a pensarci no, non me le mangio. Però tipo quelle là, no, io appena le ho viste surgelate, mi si è venuto allo stomaco, cioè, no. C'erano anche molti affettati, salame, queste cose qua, però non le ho prese anche perché, a parte che mi scomunica mio padre, però, no, non le ho prese perché sinceramente ho detto, vabbè, nulla di chissà che cosa, e mi sono più focalizzata su questi prodottini così. Un altro pezzo, lo mangio. E ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda, non potevo non prendere i famosissimi macaron, altrimenti non sarebbe mai stata una challenge francese. Comunque, ho preso questi qui alla frutta, c'erano anche cioccolato, caffè, pistacchio, però io sinceramente ho voluto prendere questi qua, lampone, ribes nero, frutto della passione e limone. Ovviamente io li ho posati già in frigo e ho preso uno di ogni gusto per provarlo. Voglio provare prima il limone. È uno spettacolo il limone. Wow! Proprio quella freschezza di limone. I macaron sono veramente di qualità. Ne ho provati tanti.
e devo dire che questi sono veramente buoni, buoni, buoni. Frutto della passione, ma poi sono morbidi, mamma mia. Arancione. Mamma mia, ma vorrei un'esplosione di sapori. No, ve lo giuro. Ancora non provo gli altri due, ma wow, wow, wow. Lampone. Tanti dopo me li mangio, ho fatto la bellina. Wow. Io li amo troppo. Ribes nero. Non mi piace Ribes nero. Ribes nero sinceramente non mi piace. Limone, lampone e frutto della passione sono i miei gusti preferiti. Super promossi, però voglio provare insieme a voi anche un'altra cosa. Torno subito. Voglio provare le Maddalene. Si dice così? Sì. Queste qui sono al burro. Io sinceramente da catalogo le avevo viste al cioccolato, però sono andata lì c'erano solo queste. Oh, che adoro! No, vabbè, sono tutte imbustate così singolarmente. Posso? Sembra un po' il nostro plum cake. Queste sono farcite all'interno? No, sono semplici. Cioè, veramente sono semplicissime. Il plum cake è molto più morbido. Oh, vedi? Oh. Vabbè. Niente di idea. Queste le aprite. Siete un po' di cioccolata dentro, un po' di Nutella ed è fatto. Ok, allo sfizio, raga, dai, ci sta. Ok, noi ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Mi ispira? No, raga, non mi ispira. Allora, il tempo di cottura è 10 minuti, io l'ho fatta stare più di 20 minuti con forno preriscaldato, ma sinceramente non si è dorata, si stava seccando tutta. Flancush? Non lo so, non ho fangelli. Sinceramente abbiamo fangelli, cioè, che l'abbiamo presa così con verdure e formaggio, anche perché l'altra non mi ispirava per nulla. Ho detto vabbè, non ci intossichiamo, anche se secondo me Flavukush. Ah, sono un genio. Flavukush è una tarte flambé farcita con verdure e formaggio emmental, però raga è brutta, cioè pare che non è cotto. È cotta, cioè è cotta perché è stato un sacco di tempo, però non si è dorata. Mamma mia, che brutta. Ma che sarebbe la loro pizza secondo voi? Cre? Non ti permettere di chiamarla pizza. Non sapevo mai che chiamavo fare. Ah, che brutta. Guarda qua. Non riesco. Ah! Non so che sia proprio buono. Scusami, fratello, cosci, cazzo, vediamo. Sapore buono. Meno male, ah. Eh? Anche se è un po' gommosa. Come le crepe. Ci cosa? Tranne il pranzo, perché c'era il bacon. È proprio... pescani, diciamo, mi si sembra. Ma raga, ve lo giuro. Ma non ci arriva neanche sta cosa. Comunque sembra una crepe. Bah, sembra una crepe, secondo me è una crepe salata. Fatemi sapere se è una nuova linea, perché io se sono sincera non l'ho mai vista. Comunque non so se il mio forno ha qualche problema, però fatemi sapere se la vostra si è dorata. Ok, anche la cena è andata.
e noi ci vediamo dopo con il pre-nanna. Eccoci qua con il pre-nanna. Era che è congelato sto coso. Era in frigo, ma mamma mia, proprio freddo, freddo, freddo. Creme caramel. La sorella voleva la creme brulee, ma non c'era proprio come dolce, quindi mi dispiace. Fallo vedere. Notate le differenze? Il mio è molto più bello. Questo è almeno male che non c'è proprio se caramello. No. È freddo però, eh? Fanno così perché tu puoi prendere i rovesci. Ah, eh. Come si chiama anche la pizza? Che la? Flaming. Oh, bello. Tu sei in tema con questa challenge. Perché? Perché sei una lumaca. Tu sei una stupida. Pensavo stessi dicendo una cosa seria. Questa cosa non succede mai. Tu cosa sei? L'ombrico. No, peggio di l'ombrico. Io sono un doppio. Dire in francese. Cosa dice maiale in francese? Le porc. Lo so, però penso di sì. Vedi? Si dice le frocion. Cochon. Cochon. Ma non le porc. Cochon. Antonelle l'escargot. Ma qua significa? Antonella la lumaca. Direi andata il pre-nanna, poi ci ha messo gli addomini perché no, siamo più fuse che mai. Infatti dovrò fare 50.000 tagli perché assolutamente poi noi e il Google traduttore mi salvarà. Comunque ci vediamo direttamente domani mattina e quindi vado ad editare subito la cena e il pre-nanna. Buongiorno a tutti. Sì, eccoci qua con la colazione, facciamo il taglio del tortino prima che si fredda. Sono due soufflé, non vedete la confezione esterna, c'era, però sinceramente io mi sono resa conto al momento in cui l'ho tolto dal frigo che era un prodotto che andava cotto al microonde per 30 secondi. Allora io cosa ho fatto? Sapete che io non ho il microonde? Ho preriscaldato il forno a 150 gradi per 5-10, no, ho fatto 5-8 minuti col forno acceso, l'ho fatto riscaldare per poi inserirci i tortini. Ho alzato i gradi a 180 e li ho fatti stare per 5-6 minuti, quindi assaggiamo, che non avendo il microonde ho dovuto fare per forza così. Io spero che sia cotto, non lo so, però io suppongo che si deve solo, diciamo, un po' ammorbidire, un po' far uscire questo cuore caldo. Oh, molto molto buono. Il microonde è un acquisto che devo fare perché è comodo in tutte le evenienze. E anche la friggitrice d'aria, perché penso di essere l'unica a non averla. Comunque è buonissimo. Assaggiamo le tartelette. No vabbè, ma sono tutte così, io. Sono tutte imbustate singolarmente, ma io adoro i prodotti imbustati singolarmente, è una comodità assurda per me che provo tanti 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 prodotti tutte le settimane. In generale per me
trovare dei prodotti confezionati singolarmente sono la salvezza. Assaggiamo. Biscotto al limone. Mi sembra un limone questo limone. Sì. No. Non mi piace proprio. Qua ci sono rimasta male. Era meglio la prima cioccolato. E nulla, fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualche prodottino, cosa avete acquistato. Spero che questa challenge vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!